Azitromicina Federpharma con AIFA per un uso proprio degli antibiotici. Puglia, tamponi rapidi gratuiti in farmacia per certificare guarigione. Pellegrini Calace, iniziativa di grande lungimiranza. Voucher sociali, accordo tra Comune e Federpharma Latina per l'acquisto di medicinali in farmacia. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Le prescrizioni di antibiotici, in particolare ai pazienti curati a casa o all'accaparramento causato dall'aumento esponenziale dei contagi nelle ultime settimane, o ancor di più per la paura che ciò avvenga, ha portato ad una carenza dell'azitromicina nelle farmacie italiane. A tal proposito, Federpharma ha scritto al Ministero della Salute e ad AIFA per confermare l'impatto che le carenze già segnalate dall'agenzia stessa stanno avvenendo sul territorio e ha offerto all'agenzia il suo collaborativo supporto per orientare il cittadino ad un uso proprio dell'antibiotico. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha ribadito che l'azitromicina e nessun antibiotico in generale è approvato né tantomeno raccomandato per il trattamento del Covid. Anche nelle farmacie della Puglia sarà possibile eseguire un tampone rapido antigenico per attestare la guarigione in modo completamente gratuito. L'accordo è stato siglato dal Dipartimento Salute della Regione Puglia con Federpharma Puglia e Assofarm. Michele Pellegrini Calace, tesoriere di Federpharma e presidente di Federpharma BAT, ha espresso a filo diretto grande soddisfazione per l'iniziativa. Dimostra, dichiara, una grande lungimiranza da parte della Regione sia nella gestione dell'emergenza sanitaria che nel riconoscimento del ruolo strategico delle farmacie. Nelle farmacie di Latina sarà possibile acquistare farmaci utilizzando i voucher sociali erogati dal Comune. Lo sancisce l'accordo raggiunto presso il Palazzo Comunale tra il sindaco di Latina Damiano Coletta, il presidente di Federpharma Latina Salvatore Farina e il segretario di Federpharma Latina Amelia Fontana, insieme al presidente dell'Ordine dei Farmacisti Roberto Pennacchio. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito l'appuntamento e per la prossima settimana con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Buona giornata!